più personale, c'è già una persona connessa. Avviso coloro che sono connessi tramite social che possono fare anche delle domande nella chat della... Ma non possono bere. Non possono bere, l'aperitivo è solo per le persone che sono qua, però a casa possono aprirsi una birra alla nostra salute, alla fine del, o anche durante. Però ecco, chi volesse poi fare delle domande, noi relatori, soprattutto l'autore del libro Carlo, è felice di rispondere anche a chi scrive nella chat di Facebook. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Presentazione per chi non ci conosce, io sono Simone Riprandi, curatore della collana in cui è andato a finire poi il libro Open Source, Software Libero e Altre Libertà, scritto invece da Carlo Piana, che ha una prefazione illustre di Roberto Di Cosmo, che non è potuto essere qua perché lui vive a Parigi e che spero magari dopo compaia tra le persone connesse, ci faccia un saluto, magari ci faccia una domanda. Due parole di introduzione su come è nata l'idea del libro. Allora, io conosco Carlo ormai da boh, cioè 15 anni, che ci conosciamo e che lavoriamo insieme da circa 10-11. L'idea, cioè quello che scrive i libri solitamente sono io, perché lui ha da fare cose più serie, cioè lavorare, cioè fare l'avvocato veramente. Però, insomma, l'idea di mettere nero su bianco la sua esperienza, il suo modo di vedere il mondo dell'open source, del software libero, è nell'aria da un po' di tempo. Ovviamente lui spesso mi faceva notare, caro, io devo lavorare tanto, quindi il tempo per scrivere un libro non riesco a trovarlo. Quest'estate, magicamente, il tempo è stato trovato e mi arriva questa email a fine estate con Habemus Librum, se non ricordo male, che da un lato mi ha un po' spaventato. Perché? Perché io ho scritto molti libri su questi argomenti. E ho iniziato a pensare, se Carlo Piana esce con un libro su questi argomenti, la gente non leggerà più i miei, ma leggerà quelli di Carlo Piana, diciamo, quello di Carlo Piana che condensa più o meno tutti i concetti, partendo dal mondo dell'open source, software libero in senso più puro e originale, passando poi per la tecnologia open in senso più ampio, andando a toccare anche l'aspetto dei servizi cloud che al giorno d'oggi sono centrali. E poi arrivando anche al tema che invece è quello più mio originario, delle licenze open applicate al mondo dei contenuti liberi, quindi Creative Commons Open Data. E quindi io ho cercato, come ho spiegato, ecco, buongiorno a chi è arrivato adesso. E saluto, guarda, abbiamo già 4-5 persone connesse su Facebook. Ripeto quello che ho detto prima, potete fare domande nella chat, intervenire, poi le giro all'autore. No, stavo raccontando come ho scritto nella postfazione, perché la prefazione è dell'illustre Di Cosmo e la postfazione è del meno illustre da Librandi. Io ho cercato di temporeggiare con Carlo, ho detto, vediamo se magari si dimentica di averlo scritto questo libro e non vuole più pubblicarlo. Invece poi mi sono lasciato prendere la curiosità, ho iniziato a leggerlo, a fare una revisione come curatore della collana ed effettivamente il libro era tosto, era forte. Soprattutto perché ha quell'approccio innanzitutto da persona che tocca con mano nella sua attività lavorativa tutti i giorni questi argomenti, quindi non è solo l'approccio di colui che se li ha studiati, e quindi non è solo un approccio teorico, ma appunto anche concreto. Ma anche perché c'è quel punto di vista da analisi economica del diritto che io ti invidio un sacco e che non è mai stato mio e che invece aiuta a comprendere il problema della proprietà intellettuale in modo molto più raffinato e molto più obiettivo. Perché tutto il filo conduttore del libro è proprio quello lui la chiama, in un modo molto efficace, ipertrofia della proprietà intellettuale, cioè il fatto che la proprietà intellettuale, il diritto d'autore, i brevetti e in un certo senso anche i marchi, anche se forse i marchi sono quelli che toccano, sono meno toccati a questa ipertrofia, l'ipertrofia è questa deriva per cui si cerca di tutelare tutto, anche ciò che per sua natura non dovrebbe essere tutelato. E quindi si cerca di estendere al massimo l'elasticità di istituti giuridici che sono nati 2 secoli fa, o forse anche di più, forse 3 secoli fa, e facendo fare a questi istituti giuridici, quindi il diritto d'autore e i brevetti principalmente, un lavoro per cui non sono veramente nati. Il loro lavoro sarebbe quello di incentivare la creatività e l'inventiva umana. Il fatto di poter dare una esclusiva ad un soggetto privato, che sia un autore, un editore, un inventore, su appunto uno dei suoi ritrovati intellettuali, fa sì che questo soggetto, soggetti come lui, siano incentivati a fare inventare, diciamo, creare nuove opere dell'ingegno o
trovare nuove soluzioni tecniche come invenzioni. Se però la deriva è quella dell'ipertrofia, cioè tutto diventa tutelato anche quando non ha nulla di veramente inventivo e nulla di veramente creativo, ed è quello un po' su cui ci fa riflettere il libro di Carlo, l'effetto potrebbe essere addirittura controproducente. Per cui questi istituti, invece di essere incentivi alla inventiva e alla creatività, diventano un freno all'inventiva e alla creatività. Ed è questo un po' il filo conduttore, vabbè, anche degli altri miei libri su cui mi sono occupato del tema in modo forse più light e più divulgativo, ma nel libro di Carlo traspare molto bene in tutti gli aspetti, in tutti i capitoli. Allora, vado giusto per farvi capire di cosa parla il libro. Avevamo pensato di fare anche una proiezione con due slide, però sembrava una cosa un po' troppo accademica, un po' troppo rigida, e quindi l'abbiamo lasciata più sul piano della chiacchierata, che mi sembra forse la soluzione migliore per una situazione come quella di stasera. Allora, i capitoli si occupano a parte un cenno introduttivo, un capitolo introduttivo sul concetto di open, di cosa sia open, di cosa si intenda per open e di cosa si intenda per libero. Abbiamo questi due aggettivi che ovviamente diventano a volte motivo di diatribe filosofiche, intellettuali, a volte anche puramente religiose, per cui è corretto usare open, invece è più corretto usare libero, oppure bisogna usarli tutti e due, come si usa nell'acronimo FOSS, Free and Open Source Software. Però appunto si parte dal mondo open applicato al software, quindi licenze di software libero nel senso più puro, licenze di software libero e modelli di business, che è uno degli aspetti che a me interessa di più, su cui Carlo ha una, come dire, un'esperienza probabilmente ineguagliabile in Italia. Gli ho portato i miei clienti che chiedevano appunto una consulenza non strettamente sull'aspetto legale, ma anche strategico sul modello di business, perché appunto io non arrivo fino a quello, fino a questo argomento, e quindi Carlo è stato sicuramente efficace nel consigliare questi clienti. Poi c'è la parte sulle licenze open applicate al mondo dei contenuti creativi aperti, quindi le Creative Commons e simili, e poi ci sono alcune riflessioni, ad esempio sul concetto di libertà di panorama, tratte da alcuni articoli che erano già usciti su Tech Economy. Tech Economy è una webzine su cui scriviamo entrambi, lui forse più di me. Sapete, non so, il tema della non possibilità, non libertà di riproduzione di ponti, statue, edifici che sono sulla pubblica piazza, ma che avendo un diritto d'autore, perché il diritto d'autore non è ancora scaduto, perché gli architetti o gli scultori sono ancora viventi o non sono morti per 70 anni. Sì, vai tranquillo, adesso ti trovi. Questo è uno dei problemi toccati dal libro in modo molto, molto interessante. Allora, standard open standard, altro argomento a me molto, molto, molto caro, devo mettere tra quelli meno conosciuti. L'aspetto degli open standard, invece, uno degli aspetti che più, secondo me, influisce sulla libertà tecnologica, sulle libertà digitali in senso ampio. Qual è il rapporto tra open standard e brevetti? Altro argomento a me molto caro, su cui non ho appunto tutte le competenze, invece tu sei riuscito splendidamente ad illustrarci, e la parte sugli open data, che è ovviamente forse uno degli argomenti più di frontiera, perché adesso quando si parla di open, tutti coloro che hanno a che fare soprattutto con il mondo delle pubbliche amministrazioni sono interessati a capire che cosa si intenda per dato aperto e come si possa rilasciare, se sei dalla parte della pubblica amministrazione, un dato aperto, se invece c'è la parte degli utenti, delle aziende che vogliono fare business su dati, sapere come possono essere riutilizzati, se o meno liberamente, i dati delle pubbliche amministrazioni, cosiddetti open data, del public sector information. E poi c'è tutta la parte finale sul mondo delle nuvole, il cloud, nuvole aperte, nuvole chiuse, nuvole nere, che appunto è anche questo un argomento di super frontiera e super attuale, perché il problema dell'apertura del software da un mondo in cui il software era venduto su un supporto e ceduto in licenza sta diventando, come dire, un problema di secondo piano, perché ormai il software viene fruito quasi sempre via rete, quindi collegandosi a un server che ha installato il software. Quindi il discorso della distribuzione, il problema della distribuzione con la licenza, in realtà diventa secondario. Basta, questi sono gli argomenti del libro, quindi ho rovinato ovviamente la sorpresa a tutti coloro che volevano comprarlo. Il libro, annotazione importante, come tutti i libri della mia collana, di cui qua ho altri esempi, ad esempio
il più recente presente a questo, Didattica 2.0, poi c'è quello sugli open data, sempre pubblicati da le edizioni, di cui abbiamo qua il boss, Nicola Cavalli. Tutti i libri della collana sono, in quanto collana Copyleft Italia, rilasciati sotto una licenza open. E Carlo, un po' su mia spinta, però, ha accettato di pubblicare con la licenza più open che si poteva scegliere, cioè una licenza Creative Commons by. Quindi il libro è liberamente riutilizzabile, ovviamente ridistribuibile e anche modificabile. Mi auguro, come ho scritto alla fine della mia postazione, che dal libro nascano opere derivate, nascano slide, nascano video divulgativi, nascano, che ne so, articoli in cui appunto vengano riprese le parole di Carlo. Basta. Detto questo, vi ho spiegato di cosa parla il libro. Passo la parola all'autore, il quale ci racconterà come sei arrivato, come è arrivato a quest'opera. È una storia lunga, se qualche ora ve la spiego tutta. No, in realtà tutto nasce da anni in cui io ho sempre cercato delle fonti che introducessero in modo complessivo il mondo delle libertà, soprattutto dal punto di vista del diritto, e non c'era un libro come quello che volevo scrivere. Allora, a un certo punto, Stefano Epifani e Sonia Montegiove di Tech Economy mi propongono di fare una collaborazione con questo blog dedicato alle imprese e alla tecnologia, in cui scrivono anche persone più importanti di me, e sì, se devo fare questo sforzo lo faccio con un obiettivo in mente, che è quello di scrivere il libro che vorrei fosse stato scritto e che ancora non è stato scritto. Per cui ho cominciato a scrivere i primi capitoli di introduzione, però questo libro non è una raccolta di articoli, ma è un libro scritto a puntate, come fece Stephen King con Miglio Verde, no? Per cui ha una sua logica e chiaramente è stato sistemato per diventare un'opera completa. Parte ovviamente dal software libero o open source, perché è quello che per primo, storicamente, e in maniera più convincente, ha usato tanto l'apertura, perché il software nasce come software libero, non è stato inventato recentemente. All'inizio il software era accademico, quindi era condiviso liberamente. Infatti le PRP, che le licenze di software sono licenze accademiche, la BSD, la MIT, come quelli americani. E invece quello che è originale nel software è che, pur essendo stato soggetto negli anni alla protezione del copyright, quindi del diritto d'autore, quindi come se fosse un'opera letteraria, ha inventato un concetto di tutto luogo che prima non esisteva. Chiunque ha un diritto, può rinunciarvi, e questo è normale. E questo è lo step 1 del software libero. Lo step 2 è usare il copyright per far sì che non solo i diritti vengano rinunciati, ma perché quelle che si chiamano le opere derivate, cioè un pezzo di software preso e trasformato, non diventasse più software chiuso. Che era quello che era successo dal mondo accademico, Unix, vari dialetti di Unix, tutti rilasciati sotto licenze proprietarie, tutti derivanti dal lavoro di Ricci, e poi era diventato appunto una serie di dialetti di applicazioni reciprocamente incompatibili e proprietarie. Negli anni 80 Richard Stallman reinventa le licenze libere dicendo: però facciamo in modo che questa roba non ricapiti più. Se io pubblico un nuovo sistema operativo sotto queste licenze, lo faccio a condizione che le opere derivate vengano licenziate sotto la stessa licenza. E quindi nacque il copyleft, che è la seconda anima del software libero, e che poi è stata raccolta nell'applicazione sui contenuti creativi, con le Creative Commons, che hanno una versione che io non ho utilizzato per quest'opera, però una versione è
share alike, cioè condividi allo stesso modo, e questo ha un po' rivoluzionato, ha sconvolto per la prima volta il mondo del copyright, che è iniziato con una protezione minimale. Adesso non andiamo troppo indietro, lo stai detto fine, ma le protezioni del copyright sono passate da 14 anni a 70 anni dopo la morte dell'autore, che è una cosa abbastanza lunga se ci pensate, perché, come diceva Simone prima, la proprietà intellettuale cosiddetta è fatta per dare degli incentivi. Quindi si dice, scrivo una cosa, ho fatto tanta fatica a scriverla, un altro la legge, la copia e con poca spesa la potrebbe ripubblicare, quindi non ho un incentivo a tenermela per me. Invece se io la rendo scarsa e solo io posso venderla, posso ricavarne un prezzo, perché giustamente rendendo la risorsa scarsa, il prezzo, per una banale legge di domanda e offerta, aumenta. Quindi questo è stato fatto creando un piccolo monopolio per incentivare l'offerta di beni intellettuali, quindi per dare una remunerazione di mercato. Però questi incentivi funzionano fino a un certo punto. Io non so quanti scrivono libri perché 70 anni dopo la propria morte qualcuno ne continui ad usufruire. Non so nemmeno quanti libri dopo, non solo 70 anni dopo la morte, ma alla morte dell'autore vengono ancora pubblicati. Non parliamo poi del software. Il software dopo 10 anni, dopo 15 anni è obsoleto, adesso pezzi di codice anche di Linux, che è un codice che conosciamo dal giorno zero fino ad oggi, quello che c'è in Linux adesso probabilmente non c'entra niente con quello che c'era nel 1991 quando è stato per la prima volta pubblicato. Per cui, come diceva Simone prima, c'è una ipertrofia, si è andati molto oltre il segno, molto oltre quello che serve, perché non serve più ormai a dare incentivi, ma serve a perpetuare, massimalizzando, cioè facendo il benchmark sull'esigenza più lunga, tutta una serie di diritti che però nel mondo comune, nella maggior parte dei casi, sono eccessivi, non danno incentivi, ma creano problemi. Proprio in questi giorni, ne ha parlato incidentalmente ieri un noto politico italiano, vice primo ministro, stiamo discutendo al Parlamento europeo una riforma del copyright che ancora una volta incrementa le protezioni destinate a una particolare categoria di titolari di diritti, aumentando e creando addirittura una sovversione di un principio fondamentale che c'è nell'e-commerce, che i siti che ospitano contenuti altrui non debbano controllare ciò che gli utenti caricano, ma al massimo reagire quando gli viene segnalata l'infrazione a varie leggi. In questo caso si sovverte questo principio fondamentale che vale per tutti, ma per chi pubblica contenuti altrui si introduce un obbligo, o si introdurrebbe, o si introdurrà se non reagiamo, un obbligo di monitorare, di filtrare, e una responsabilità in capo a chi ha pubblicato, no, a chi ha ospitato contenuti pubblicati e non si è attivato per ottenere una licenza dai titolari dei diritti. Ecco, e questo segue varie altre iniziative nello stesso senso, di aumentare la durata di altri diritti, dei diritti connessi, dei diritti d'autore, tutto sempre portato al massimo. Il software libero, i contenuti liberi, gli open data sovvertono, rendono ciò che è proprietario invece rendono un bene comune, quello che chiamiamo il commons, e non lo si fa soltanto, attenzione, per una finalità altruistica, non è che tutti fanno questo lavoro perché è bello, perché bisogna beneficiare gli altri, c'è gente che lo fa per interesse, lo fa per interesse di miliardi, ci sono delle multinazionali, penso a Red Hat, fa software libero e lo fa esclusivamente software libero, vendi esclusivamente software libero e fa miliardi. E poi scendendo, sono tutta una marea di consulenti, di cui io sono l'ultima ruota del carro, che campa più che decentemente su queste cose. Tutto questo ho voluto raccontare nel mio libro, dando una sistemazione
complessiva, cioè cercando di capire qual è la filosofia, per usare un parolone, che sta dietro tutto questo, ma una filosofia dal punto di vista del diritto, chiaramente, no, una filosofia di cui comprendo appunto tutti i rami, o quasi tutti i rami, toccati da questa spinta di liberalizzazione, di condivisione, di creazione di commons. Non ho toccato l'open hardware perché è un terreno su cui, secondo me, da un punto di vista giuridico, siamo su sabbia immobile. Invece tutti gli altri terreni sono stati, secondo me, affrontati in maniera complessiva, appunto dando questa impostazione di incentivi, di una diritto di proprietà intellettuale cosiddetta che sta nel mondo del diritto e che vive solo perché questi diritti, in primo luogo, sono stati concessi, e le licenze, che sono poi il motore primo di questo fenomeno, ne stanno scardinando il funzionamento, i principi, e si creano dei fenomeni economici importanti, diversi, dei paradigmi nuovi. E io mi ricordo 10-15 anni fa ci dicevano: ma non scherzate, queste sono tutte cazzate, non ci fate nessun, non ci sono soldi su questa roba qui, se state giocando, le cose serie sono di là. Poi sono nati internet, Linux, che tra l'altro fa andare Android, quasi tutto il cloud è basato su queste cose, Facebook, Twitter, non esisterebbero, Instagram non esisterebbero senza queste cose qui, Linux popola le borse di quasi tutti i cittadini di tutto il mondo, e così. Quindi si è creato un ecosistema diverso, che ha regole diverse, e le regole del gioco sono quelle delle licenze, e quindi ho cercato di dare un piccolo elemento di analisi, ovviamente un piccolo passo, qualcuno ne prenderà testimone e farà delle altre cose. Non ricordo se era stato, visto che hai parlato di licenza, ti interrompo un po', se era stato Stallman o Moglen a dire che la licenza è la costituzione di una community. Sì. Ti piace come definizione? Mi piace come definizione. Community è un accessorio. Cioè, sì, ovviamente parliamo di sviluppo di software, la licenza funziona, ovviamente. Però in realtà anche sui dati funziona come ragionamento. Sì, allora, la licenza sono le regole della strada, in inglese c'è the rules of the road, cioè sono la costituzione attorno al quale si muove chi sviluppa un pezzo di codice. Dice tanto di il tipo di controllo che si vuole avere e tante altre cose. Però ecco, non darei tanto tanta enfasi sulla comunità, perché ci sono dei progetti molto ampi con una comunità molto forte, penso a KDE, penso a me stesso. Poi ci sono progetti piccolini, Samba è un esempio che cito nel libro, ha una comunità di sviluppo che sarà di 20 persone nel core, che non è un progetto piccolino, e poi ci sono progetti che sono sviluppati a modo di silos da società, che sviluppano software libero che magari rilasciano un license. Cioè, la comunità e lo sviluppo caotico, lo sviluppo condiviso è una modalità in cui si sviluppa il software libero. Ce ne sono tanti altri. Il bello è che nessuno detta delle regole stringenti, ciascuno poi si fa il progetto come vuole, e a volte ci sono anche degli scambi tra progetti diversi e pezzi di software che usano, ciascuno dei quali usa l'altro. È un mondo molto affascinante, molto complesso. Una delle cose che si affronta quando si inizia a trattare, ad esempio, del software libero, open source, è che A, nessuno sa niente, e questa è una cosa. B, c'è un casino di un ordine di grandezza superiore, perché dice le licenze, il copyright, tutte le cose, è un macello, e poi non c'è giurisprudenza, c'è un contenzioso molto basso, stranamente. Infatti non si ha giurisprudenza perché nessuno fa causa. In realtà, ecco Carlo, su questa è una cosa che, un'osservazione che mi fanno spesso nelle mie lezioni sulle Creative Commons, no? Ma il fatto che non ci sia tanto contenzioso, e quindi non ci sia giurisprudenza, non è forse un indice positivo? Che le licenze funzionano, cioè che fanno il loro lavoro correttamente. Sì. Cioè, possiamo vederlo in due modi, no? No, quindi io non ci sia contenzioso, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno. Cioè, il fatto che è ovvio che se avessimo contenzioso,
avremmo più conferme da parte dei giudici, delle corti, su come funziona la licenza, su come vengono interpretate dalla legge, e quindi, come dire, ci sarebbe una sorta di riconoscimento maggiore, noi avremmo un terreno più spianato e più sicuro su cui muoverci noi avvocati. Però dall'altro lato il fatto che non ci sia contenzioso, nonostante ormai sia un fenomeno che è più che maggiorenne, per quanto riguarda i Creative Commons siamo più o meno ai 15 anni, quindi non è ancora maggiorenne, ma per quanto riguarda il software libero parliamo di ormai quasi 30 anni. Il fatto che non ci sia contenzioso può essere visto anche in un'ottica positiva come test che... No, senz'altro l'uso di licenze libere e la cooperazione basata sulle licenze dà meno contenzioso, perché è, poi una parte della mia vita è spesa nel fare la parte oscura, cioè licenze, accordi di trasferimento di tecnologie, licenze proprietarie, eccetera, eccetera, eccetera. E non è lì si battaglia molto per dire questa un po' di più responsabilità, un po' di meno, fai la ability buffer, no, devo fare il pass-through, cioè queste cose qua sono molto belle ma molto noiose. Lì c'è una regola della strada, come dicevo prima, e attorno a questo si crea una comunità. Ci entri, ti va bene, ci stai, non ti va bene, te ne vai, te ne vai. Difficilmente questo crea, anzi questo crea un clima di cooperazione. Io faccio parte di un network di gente che si è fino a ieri e tutt'oggi si sta scannando, non faccio nomi, ma ci sono delle società multinazionali che in questo momento negli Stati Uniti stanno scannando a son di miliardi di richieste di risarcimento, che sono andate fino in Corte Suprema, e che si parlano, si dicono le cose. Io stesso ho fatto per 10 anni a Microsoft in Europa, mi è capitato di essere invitato al loro Black Fest in giro e ha tornato, non dico osannato perché no, però rispettato sicuramente, sì. Ed è una cosa abbastanza carina da vedere. Non dico che siamo amici, perché ci scambiamo, e soprattutto a volte ci scambiamo per ragioni ideologiche, che a me francamente è arrivato a una certa età e una certa anzianità nell'ambiente, cominciano ad andare un po' sui nervi, però è una cosa molto, molto carina e diversa. Allora, è arrivato un commento dallo streaming, dice, anzi, Fabio, nostro amico che conosciamo, anche lui impegnato nel mondo del sviluppo open source e anche open data, è un grande successo per un progetto open source quando il creatore non è più il principale contributor. Sì, è una metrica del successo, e la quantità e la varietà di chi contribuisce. Questo vale per il software, chiaramente per altri ambienti vale molto di meno, però per il software libero sicuramente è una metrica. Allora, invece adesso ti provoco un po' io sugli argomenti del libro. Prima hai detto, non ho trattato l'aspetto del open hardware, perché sennò... E ce n'è un altro che io più volte ti ho detto di trattare, e spero che, allora, visto che è un libro open, spero che ci sarà una seconda edizione. Puoi scriverlo se vuoi. Posso scriverla io la seconda parte? Vabbè, no, allora, gli argomenti che secondo me, visto che il sottotitolo è un'introduzione alle libertà digitali, volendo proprio chiudere completamente il cerchio, ci vorrebbe una parte sull'open hardware, che hai già detto tu, l'altra parte sulla net neutrality, cioè la neutralità della rete, che secondo me è l'altro argomento core che si sta discutendo in realtà proprio in questi giorni. La direttiva europea parla di copyright, però in realtà parla anche di copyright in un senso di censura e controllo dei contenuti. Allora, ne abbiamo parlato anche con Quintarelli, ho avuto modo di discuterne, ne stiamo parlando molto spesso. È un argomento affascinante, è un argomento che mi interessa tantissimo, e siccome mi interessa tantissimo ed è un argomento serio, non è un argomento che posso trattare in un capitolo, ci vorrebbe una monografia, certo. E una cosa importante, poi ci sono degli aspetti regolatori assolutamente, e poi non ho ancora, mai forse l'avrò, una teoria unificatrice come ce l'ho per l'openness, no, teoria unificatrice della neutrality, di cui sono un fan sfegatato. Io sono convinto, una delle mie convinzioni è ogni bit è uguale. E questo sarà un radicale, però no, è,
Secondo me se spieghi in 5 minuti, in 2 minuti che cos'è la net neutrality non fai male, perché è un argomento... No, l'ho detto, la net neutrality, cioè, è sì, ogni bit è uguale. Ogni bit cioè, uguale, ma spiegalo. Ogni bit che viene immesso sulla rete e viene ricevuto ha la stessa dignità e lo stesso diritto di competere per arrivare prima e in maggior, con maggiore velocità al suo destinatario. È meglio spiegandolo, e questo è normale, no? È anche strano che debba spiegarlo, è il contrario che non è normale, il fatto che qualcuno, e questo qualcuno normalmente sono le telecom, debba decidere che uno streaming video, il bit di uno streaming video deve arrivare prima e con un tempo inferiore a magari uno streaming video di qualcun altro. Magari il proprio prima di quello degli altri. Quindi mettersi a taroccare la velocità. Allora, internet è probabilistica. Ciascun bit che viene immesso sulla rete ha la stessa probabilità degli altri di arrivare alla destinazione, e quello che si chiama il best effort. Cioè, ciascun pezzo della rete cerca di mandare qualsiasi cosa verso il prossimo punto quanto prima possibile. Se io comincio invece a taroccare le regole, faccio in modo che alcun traffico venga priorizzato, altro magari venga pagato di più o di meno, altro venga abbia un ping, cioè un tempo di risposta inferiore, e così via. E questo altera il gioco della concorrenza, fa sì che alcuni sono più uguali degli altri, e quindi chi ha magari più soldi, chi ha magari più la possibilità di stare più vicino ai vari centri, ha una maggiore chance di competere meglio, e questo può determinare un'alterazione dei meccanismi concorrenziali, non solo tra i concorrenti attuali, ma soprattutto per le prossime tecnologie. Se non ci fosse stata la net neutrality, probabilmente Skype non ci sarebbe oggi. Perché se le società di telecom avessero potuto filtrare o fare tweaking del traffico, chi trasportava telefonia su IP sarebbe stato trattato peggio di altri, e soprattutto ci sarebbe stato un evidente conflitto di interesse da parte del tempo. Ma questo è un elemento, è un discorso che non c'è. Infatti, ma l'obiettivo era proprio portarti fuori tema. Ascolta, allora c'è una domanda ancora di Fabio, che però la tengo lì un attimo. C'è una domanda da qua? Nel senso che mi sembra assurdo che qua ci siano 20 persone che possono parlare live e devo affidarmi alle domande di coloro che ci stanno seguendo in streaming. Sì, fai vedere che c'è gente. No, sì, dopo c'è la privacy, il GDPR, le cose, quindi non posso girare. No, dai, veramente, confido che qualcuno voglia anche semplicemente aggiungere, fare un commento, dire che il libro non gli è piaciuto. Se c'è un politico che non voglia parlare, non ci credo neanche. Mi provo che io posso... Prego, Marco, prego. La domanda c'ho, però sono veramente ignorante. Ma non è vero che genera, perché ti ho visto spesso incontri di questo tipo su questi argomenti, quindi non credo che... La mia domanda è sul... non so se si sentono quelle incoerenze. Prendi il microfono, così sembra anche là dietro magari. La cazzata più grossa era un po' microfono. La mia domanda è sul rapporto tra diciamo, l'apertura del software e l'intelligenza artificiale. Da una parte, e forse anche... altre cose che comunque riguardano i diritti fondamentali dei cittadini, come i meccanismi di votazione. Cioè, ho l'impressione che il discorso free, open, eccetera, possa avere una nuova attualità se applicato non soltanto al problema, chiamiamolo commerciale, copio, non copio, eccetera, ma al problema se un software, dentro un software, si nasconde una manipolazione, addirittura una violazione dei diritti fondamentali. Allora, se io ho un robot di selezione del personale, per esempio, sì. Allora penso che al di là dello sfruttamento commerciale, su quale si può discutere, dal punto di vista del rispetto del diritto del lavoro, noi dovremmo avere il diritto di sapere cosa c'è in quel codice. Poi dopo lo sfruttamento commerciale è un'altra cosa. Allora mi chiedevo se era un punto a fondo. Vuoi dire il tuo nome? Così Marco Cappato. Ok, no. Visto che... posso, c'è anche, aggiungo così, anche il discorso, ad esempio, dell'uso del software e degli standard aperti. Sì, l'abbiamo vista la domanda. Del software open e degli standard aperti nell'ambito in generale della pubblica amministrazione. Ad esempio, quando io devo farmi curare da una clinica pubblica e devono farsi passare la cartella clinica dall'ospedale di provenienza,
E se il software utilizzato e il formato in cui è salvata l'informazione non sono open, c'è il rischio che non mi curano. Capito? Quindi è un problema di cui si discute ancora dalle prime bozze del codice amministrazione digitale, no? Quindi, punto, e questa è la versione, è la versione 2.0, quella che ha detto Marco. Quindi, il punto che dice Marco è molto importante, ne stiamo tutti discutendo in discussioni di un gruppo di cui facciamo parte, Copernican. Facciamo un po' di pubblicità. Io sono, non sono un grande fan dei sistemi di voto elettronici, esattamente per le cose che dici tu, cioè è molto più facile manipolare il voto elettronico, non solo. Sono convinto che qualsiasi sistema di voto o qualsiasi sistema che abbia decisioni, influenze su vita, morte, diritti fondamentali, debba essere in qualche modo aperto, quantomeno libero, se meglio ancora. Ciò non è sufficiente. Purtroppo io non sono uno scienziato dell'informatica, ci vorrebbe di Cosmo, con cui ci siamo confrontati spesso. E un problema è il problema di sapere cosa una macchina fa, non è soltanto il codice, quasi informatico, ma è la riproducibilità. Cioè, il fatto di avere il codice sorgente, il fatto di avere la macchina, e uno dei problemi più grossi è quello di sapere se questo codice sia effettivamente quello che va dentro lì. Allora ci dovrebbe essere un terzo, o qualcuno, o tante persone, magari la blockchain, che certifica che quella particolare istanza che è lì dentro e che tutti possono andare a vedere non è stata alterata rispetto a una immagine che è stata creata e certificata per essere stata compilata secondo certi criteri da un sorgente originale. Questo è il problema, appunto, della riproducibilità, che è un problema di computer science molto, molto difficile, perché l'unico modo per essere sicuri è quello di dire questa immagine ha questo hash, quindi questa impronta, e io rifaccio gli stessi passi e ho lo stesso file bit per bit uguale. Qualsiasi in sede di compilazione, qualsiasi scelta diversa faccio, anche minima, mi porta a una cosa completamente diversa e quindi non posso verificare. Ci sono dei criteri di hashing, mi dicono, che non sono sicuramente esperto, che risolvono questi problemi, ma è un problema molto grosso. E non è solo un problema tecnologico, è un problema di controllo, un problema di processo, un problema di cultura. E questo vale anche per l'intelligenza artificiale, per tutti i sistemi che hanno, che decidono se tu vieni assunto o Elena viene assunto, quindi sapere come è successo. Adesso il nuovo GDPR se ne occupa dal punto di vista delle decisioni automatizzate, il diritto che è stato introdotto, di cui si parla poco, di avere una persona umana che rifà tutti i controlli, se vuoi, e rifà la decisione in modo di non essere in mano a un computer. Però chiaramente più si va avanti con la tecnologia, più questo sarà difficile. Chi vi dice che un essere umano sia più in gambo o abbia tutti gli elementi per giudicare rispetto a un sistema automatizzato? È un tema non da poco e che ha un riflesso dal punto di vista del giurista molto importante. Grazie. Il tema dell'intelligenza artificiale a noi molto caro, tra l'altro, è l'intelligenza artificiale, è quella che regge Carlo Piana. Cioè, deve avere l'intelligenza naturale prima di avere l'intelligenza. Esatto, lui ha un tasto qua dietro, se noi lo disattiviamo, guarda nel vuoto, quindi. Vabbè, allora, battute a parte, c'è la domanda, se non ci sono altre domande dalla platea, no? Osservazioni, anche commenti, cioè quello che ha fatto Marco era più che altro uno spunto di riflessione per aggiungere materia, se volete farlo è benvenuto. Se no, leggo quello che ha scritto ancora Fabio, dice, che cosa ne pensate della EUPL, che è la European Union Public License, cioè una licenza fatta dall'Unione Europea, una licenza open, libera dell'Unione Europea, che mi dicono essere preferita dalle API italiane e Agid, e da Agid per il software in riuso. Già abbiamo detto delle parolacce, perché già riuso noi fa venire sempre la pelle un po' a bolle. Seguendo la vision della campagna della Free Software Foundation Europe, Public Money, Public Code, perché in buona sostanza mi dicono informalmente essere l'unica che ha una traduzione italiana ufficiale. Questa della traduzione italiana ufficiale era uno degli argomenti più farlocchi che si è utilizzati anche per la famosa IODL, la prima versione della IODL, che veniva utilizzata solo perché era in italiano e quindi il tizio della pubblica amministrazione locale la capiva.
non funzionano allora, così le licenze. Allora, la UPL o European Union Public License è un'ottima soluzione, un problema che non esiste, vitale e inutile. Allora, nel libro parlo a un certo punto di proliferazione, cioè di fatto che gente si inventa sempre nuove licenze che fanno le stesse cose, quanto in realtà ce ne servirebbero 5 e sarebbero più che sufficienti. Questo è uno dei problemi che vengono creati. Tanto è vero che la UPL inventa una interoperabilità giuridica tra le licenze e quindi, pur dicendosi di essere copyleft forte, cioè con uno scopo il più possibile ampio, poi in realtà, siccome può essere utilizzato un progetto di copyleft più debole, è recessivo e quindi non si sa nemmeno bene quali siano le conseguenze. Io da giurista, quando faccio un contratto, la prima cosa che mi preoccupa è sapere le conseguenze, il controllo o la mancanza di esso che ho quando faccio una regola giuridica, no? Perché voglio sapere se sono da qua, faccio un procedimento, vado là. Se vado là, 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 a questo punto sto facendo un pessimo lavoro e l'OPL secondo me è una cosa sbagliata. L'esigenza di una traduzione non prendiamoci per il culo, cioè l'inglese lo sappiamo. Cioè, se non lo sappiamo abbiamo un problema che non è la licenza, ma è un problema che... Il fatto di avere licenze tradotte, tra l'altro, comporta un ulteriore problema. Vi siete resi conto? La Creative Commons non viene più tradotta, non viene più nazionalizzata. Perché? Cioè viene tradotta, ma non viene più nazionalizzata. Sì, ma il problema è che se quando io faccio una licenza la traduco, guardiamo col GDPR. Il GDPR, se leggete la versione italiana, la prendete a buttare in cesso perché non è leggibile, non si capisce niente. Io vado a leggere la versione inglese e francese, altrimenti non la capisco perché lost in translation. Facciamo 25 testi ufficiali. E abbiamo 25 testi legali diversi, con regole diverse, perché il diritto non è purtroppo scritto nel linguaggio naturale, e ciascun linguaggio naturale ha delle sfumature che non vengono rese nelle traduzioni. Ecco, non voglio dilungarmi troppo, ma sulla storia dell'AGE non è così, usciranno le linee guida dell'AGE sul proprio di software, non sarà necessariamente, certamente ci saranno preferenza per l'UPL, ma non sarà. Pensavo che dell'UPL non si sarebbe più sentito parlare. Cioè, se non era per Fabio, io manco mi ricordavo più che esistesse. Cioè, se non era per un paio di citazioni nel tuo libro, io l'avevo rimossa dai miei pensieri. Lucio, vedo che arrivano ancora persone. Ah, bene, bene. Grandissimo. E se altri incoraggiamo ancora interventi e... No, adesso... Da capo? No, ma abbiamo la registrazione. Per come dicevano lì, diceva la Michelin, nunc est bibendum. Vabbè, Fabio ha fatto la sua domanda, non ce ne sono altre. Per chiudere, Carlo, classica domanda. Quali sono le aspettative su questo libro? È uscito praticamente l'altro ieri e Nicola mi ha detto che già qualcuno ha comprato, ha venduto. Ma quando supererò 1 milione di copie, quindi, esatto. E poi mi invito tutti a... Tra l'altro ci sono... Le copie digitali le possiamo fare quante vogliamo, lo sapevi? Fantastico. Mi avete ciulato qua. Questa tecnologia. Io c'avevo l'editore, tra l'altro. Essendo Creative Commons, io di notte mi metto lì e faccio le copie digitali su delle chiavette. Pensate che roba. No, volevo dire, aspettative e se già pensi a un seguito o passeranno altri 15 anni prima. Ci vuole 3 anni per scrivere questo. Esatto. No, aspettative è che la gente lo legga. Per l'editore è che la gente lo compri. Mi interessa relativamente, mi fa piacere se lo comprate, se lo leggete senza comprarlo rinuncerò a quell'enorme che mi aspetterebbe, ma il libro vuole essere una discussione, l'ho fatto esattamente con lo spirito del Commons, cioè di contribuire a far capire questa strana bestia della libertà in ciò che in realtà tutti pensano sia debba essere chiuso, perché non necessariamente deve essere chiuso, come si fa per non tenerlo chiuso, per tenerlo aperto e per beneficiare poi alla fine e per creare un commons, che il commons va bene a tutti. Poi c'è chi sceglie alcune cose di farle chiuse, alcune cose di farle aperte, e chi fa tutto aperto e chi fa tutto chiuso sono tutti figli di Dio, e per cui va bene. Altri commenti o siete assetati, affamati? La seconda che hai detto. Vero. Vedo dei suggerimenti molto interessanti. Sì, abbiamo dei free drinks. No, prego. Siete no, tutti ospiti.
Ah, è già il free drink, ah, ok, cioè stanno già sventrando, dico quelli a casa, stanno già sventrando il free drink, quindi penso che sia il segnale che il messaggio è arrivato. No, allora, come chiosa quello che ha detto lui, ovviamente appunto tutta la collana Copyleft Italia è fatta di libri che mettono in primo piano il mandare un messaggio e creare un commons culturale, e in secondo piano l'aspetto, diciamo, commerciale, ovviamente. Anche perché noi facciamo un altro lavoro, nel senso che non è la nostra principale professione quella. Non è la nostra principale professione quella di vendere libri, di fare appunto di cedere diritti d'autore, ma è quella di fare consulenti, gli avvocati, assistere persone. Quindi i libri servono più che altro per far vedere di cosa ci occupiamo. E credo che Carlo con questo libro abbia fatto capire molto bene di cosa si occupa e che se ne occupa in modo sicuramente esperto, solido e raffinato. Grazie a voi, grazie per essere venuti, e per l'aperitivo andiamo di sopra in terrazzo. Bellissimo. Perché questa faccia sconvolta? Sì, perché è troppo breve. No, se vuoi fare una domanda, ma siamo ancora in tempo. Ti odieranno. Io sono una schiava di licenze. Sei una schiava di licenze proprietarie. Allora revochiamole il free drink, per favore. No, perché purtroppo il lavoro che faccio non c'è software libero, e da tanto tempo io sogno di riuscire a creare un gruppo di gente che vuole. Doppio free drink. Doppio free drink. Va bene, no, adesso allora appunto a quelli che stanno a casa non interessa, però andiamo di sopra in terrazza, visto la bella giornata. Siamo sicuri che c'è ancora una bella giornata? Sì, sì, c'è un po' di vento, però sì. Andiamo di sopra per l'aperitivo. Grazie. Grazie. Chi vuole vedere i libri, sono qua. Lo faccio vedere anche a chi è a casa, per chiudere la diretta. Questo è il libro. Open source e software libero e altre libertà, un'introduzione alle libertà digitali. Adesso chiedo. Okay. Grazie a tutti.